Ciao a tutti, sono andata a vedere il nuovo film di Pupi Avati sulla vita di Dante. Mi trovo in realtà anche un po' in difficoltà a parlarvene perché non è che sappia bene come commentare. È stata per me un'esperienza comica, anche se non credo fossero quelle le intenzioni del regista. Durante la proiezione mi hanno sentito più volte fare domande a voce alta, non ho potuto evitarlo, come ma perché? Oppure insomma gesticolare, mi hanno visto tutti agitarmi perché c'erano delle scene, delle situazioni veramente po'. Comunque proverò a mettere insieme qualcosa. Allora, intanto a me il regista piace pure, apprezzo molto i film di Pupi Avati, la sua mano si riconosce, lo stile, insomma, anche proprio estetico. Il problema è che si riconosce lo stile dei film horror che cazzo c'entrano, voi mi direte, nella vita di Dante? Non lo sa nessuno, però questo è, quindi ci sono delle situazioni in cui un po' ti trovi spaesato. Dunque, l'idea è molto carina, infatti all'inizio mi stava piacendo, perché praticamente racconta la vita di Dante attraverso gli occhi di Boccaccio, che nel 1350 fece effettivamente un viaggio per andare dalla figlia di Dante a portargli una sorta di risarcimento da parte della città di Firenze per l'ingiusto esilio subito dal padre, quindi di conseguenza anche da tutta la famiglia. E quindi ho pensato: ah, che bello, ci fa vedere Dante con gli occhi di Boccaccio, che naturalmente lo amava molto, lo sentiva come un padre, eccetera, eccetera. Poi però in realtà no, nel senso che sì, si parte dalla visione di Boccaccio, ma prendendo come praticamente fonte primaria il Trattatello in laude di Dante, scritto appunto da Boccaccio, che non è una fonte attendibile per la ricostruzione della vita di Dante. Diciamo che non si capisce bene quale sia l'intento del regista, cioè se sia quello di ricostruire la vita di Dante. E se è così, cioè proprio no, neanche per sbaglio, se è quello di dare l'idea di Dante l'idea che di Dante aveva Boccaccio, ci riesce, ma è comunque non, ecco, non appare molto, molto chiaro questo. E soprattutto ci saremmo comunque aspettati una celebrazione maggiore, soprattutto della poesia, poi su questo ci torno. Quindi, vabbè, abbiamo Boccaccio, interpretato da Sergio Castellitto, che è un grandissimo attore, che insomma parte per fare questo viaggio. Allora, a parte il fatto che Boccaccio ci viene presentato come morto di fame e un povero stronzo, quando era già poeta piuttosto famoso, amico di Petrarca, appunto, agiva per conto della signoria di Firenze e gli venivano dati incarichi piuttosto prestigiosi, cadrà in disgrazia, ma successivamente, per via di una congiura ordita da delle persone che lui conosceva, ci rimane coinvolto anche lui come colpevole, anche se non lo era, ma all'epoca non era morto di fame, vabbè, comunque, ma non solo, ci vengono mostrate delle scene della vita personale di Boccaccio che non c'entrano niente, non proprio, sono gratuite perché non hanno niente a che fare con Dante e non ci dicono neanche nulla sulla persona di Boccaccio eventualmente, tipo una scena con sua figlia Violante, perché Boccaccio, pur essendo un chierico, aveva avuto, insomma, come praticamente tutti all'epoca, insomma, aveva procreato. Boh, c'è lui triste perché la figlia non lo vuole, c'è delle cose che non vabbè, cioè, che sono anche vere, nel senso lui aveva avuto questa figlia, eccetera, però perché ce lo fate vedere non si è capito. Ma questa domanda perché sorge molte, molte volte. Allora, vabbè, cerco di non spoilerarvi, se così possiamo dire, troppo, ma insomma, dimmi i motivi principali per cui il film non l'ho capito, sinceramente. Cioè, dico proprio che non l'ho capito perché io sono consapevole che quando vado a vedere il film che parla di un poeta sono molto esigente, no? Avete visto quando ho parlato di quello su Leopardi, sono stata molto critica, eccetera. Ma io sono esigente perché quando parliamo di un poeta, cioè, la prima domanda che mi faccio è: siamo sicuri di voler fare un film su di lui? Cioè, io non ne avverto la necessità, per esempio, credo che sia un rischio troppo grosso e non ne vale praticamente mai la pena, anche se ci sono dei casi in cui il film è riuscito bene. Nel caso di Dante, ora bisogna avere contezza della materia che si sta maneggiando, cioè parliamo del più grande poeta praticamente di sempre, o comunque uno dei più grandi, per l'Italia è chiaramente un enorme simbolo, eccetera, eccetera, quindi cioè, bisogna fare attenzione, no? A fare un film su di lui. E vabbè, se ci si vuole assumere questa responsabilità, ecco, anche qua non ho capito le fonti, cioè usiamo Boccaccio, usiamo chiaramente che cos'altro? La Vita Nuova. Allora, La Vita Nuova, io dovrò fare successivamente un video per spiegare che cazzo è quest'opera, perché non ce la faccio più a vederla usata come diario segreto di Dante, viene presa come un'autobiografia. Per questo errore lo fa anche Boccaccio, ma cazzo, ma Boccaccio scriveva nel 1300, quindi nel senso, ok, non c'era la critica letteraria. Adesso invece dovremmo averlo superato. No, niente, vabbè. E comunque c'è Dante
Che allora ci viene fatto vedere che lui era, insomma, dimora la madre, tutta una roba di lui che cazzo ce ne frega, cioè non è necessario, più che altro perché si suppongono delle cose sul suo rapporto con la madre, che in realtà anche qua sono supposizioni che fa anche il Boccaccio, però boh, vabbè. Madre, matrigna, boh, cose random, ma non perché non si possano dire, ma perché cioè quando tu metti qualcosa in una narrazione deve essere funzionale a qualcos'altro, cioè deve avere uno scopo. In questo caso, se tu stai raccontando la vita di un grande personaggio, ciò che racconti di lui dovrebbe servire a dirci qualcosa, a dire qualcosa allo spettatore di questo personaggio. Invece no, boh, sono cose messe molto a caso. Poi arriva ovviamente l'incontro con Beatrice. Allora, intanto l'attore, non ho capito perché, ma sembra Benigni, cioè proprio anche con i capelli così, no? È uguale. Quindi, boh, non ho capito se è un crossover strano. Poi, minca il naso, ragazzo. Io tutto il tempo stavo ridendo perché mi veniva in mente i corti di Aldo Giovanni Giacomo, ma non li hai visto l'elastichino? Cioè, minchia, c'è il naso finto, si vede il cosettino qua della colla, ma stiamo scherzando? Osceno, vabbè. Quindi già come, cioè non è che sia molto, è un po' ridicolo. Poi fa la figura del coglione Dante, anche lì, tutto questo c'è nella Vita Nuova, nel senso che lui racconta che quando vede Beatrice, a parte vabbè Dante racconta di aver visto Beatrice quando aveva 9 anni e di essersi innamorato perdutamente di lui, non c'era bisogno di fare finta che sia successo veramente, però vabbè abbiamo voluto farlo. Quindi questa grande storia d'amore che ovviamente risulta essere praticamente il perno della vita di Dante. Cosa che mi disturba enormemente per motivi che, se mi seguite, conoscete già abbastanza. Comunque, lui incontra sta Beatrice ed è un piccio, cioè, sembra un coglione. Ma io dico, ma Cristo santo, cioè, lui si descrive così nella Vita Nuova perché, naturalmente, Beatrice rappresenta l'ineffabilità, la teologia e cazzi e mazzi. Quindi, ovviamente, è la donna che ti lascia senza parole. Fa parte di tutta insomma, una tradizione poetica dell'imitazione di Cavalcanti, su cui adesso torno. Ma non è che nella vita reale tu mi dipingi lui come un imbecille che non, vabbè, non fa altro che ridere e piangere da solo. Vabbè. Poi, naturalmente, la sofferenza perché lei si sposa, ma anche qua poi c'è un'attualizzazione dei matrimoni, secondo me veramente molto ingenua. Anche qua poi dipende qual è l'intento, se non ti interessa fare una ricostruzione, diciamo, che tenga conto, sia fedele, diciamo, all'aspetto storico. Ok, però perché cazzo lo stai facendo questo film? Cioè, non l'ho capito. Quindi, vabbè, tante cose che mi disturbano, però qua posso essere io che appunto sono troppo rigida nel voler vedere rispettate certe cose, cioè, diciamo, la verosimiglianza. Comunque, lui soffre perché non può sposarsi con Beatrice, eccetera, eccetera. Poi c'è la storia del suo matrimonio, anche qua con dei dettagli molto discutibili, insomma, anche inventati, ecco, o comunque dedotti da cose da cui forse era meglio non dedurre nulla. E poi c'è, naturalmente, poi tra l'altro di Beatrice, scusate, adesso mi vengono in mente i pezzi, è un po' a cazzo sto video, ma cioè. Ci sono delle scene in questo film, che ti fanno venire veramente voglia di cavarti gli occhi, cioè ti domandi perché, tipo, cioè, noi vediamo la prima notte di nozze di Beatrice con suo marito, ma vediamo proprio in primo piano il culo flaccido e i testicoli che pendono di quest'uomo, ed è una delle volte in cui ho detto, ma perché? Cioè, voglio saperlo. Poi naturalmente c'è lei che è triste, non si voleva sposare perché in realtà è innamorata di Dante, tutte puttanate clamorose inventate, però vabbè, è carina la storia d'amore perché naturalmente il più grande poeta della nostra letteratura, cioè l'importante era che era innamorato di una tipa, vabbè. Comunque, poi c'è l'incontro con Cavalcanti. Allora, Cavalcanti, scusate, Cavalcanti hanno scelto un attore, mica molto figo, arriva a cavallo, è un figo clamoroso, cioè se voi vedete i ritratti di Cavalcanti era un roito, era orrendo, però vabbè l'hanno fatto figo perché? Perché Cavalcanti era il maestro di Dante, quello a cui Dante guardava, un uomo molto altezzoso, superbo, era un nobile, insomma faceva un po' come cazzo gli pareva, eccetera, quindi vabbè hanno scelto l'attore figo, e ok, posso anche non dire niente, io d'altronde adoro Cavalcanti, insomma lo considero un uomo dal sex appeal enorme, nonostante appunto magari non fosse questo granché. Vabbè, a parte che anche il frangente, proprio l'occasione, insomma, che spinge Dante e Guido a conoscersi e diventare amici è proprio sbagliata. Viene usato come mezzo un sonetto che Dante scrive in seguito cioè la seconda volta che vede Beatrice, che descrive una sua visione, un suo sogno. Il sogno, tra l'altro, ci viene proprio fatto vedere da Puppi Avati, lasciamo stare perché è una roba che veramente già cioè io ero.
Vabbè. Comunque, poi lui, Dante aveva mandato questo sonetto ai suoi cari amici, invece lì viene raccontato diversamente. Lui si conosceva già con Guido ed era già iniziato quel sodalizio poetico. Comunque, vabbè, diventano amici, poi vanno in guerra insieme, insomma, amici fraterni, anche lì un po' cagando fuori perché non era proprio così la loro amicizia. Però, vabbè, all'improvviso, vabbè, vanno prostitute insieme. Ci interessava molto vedere la scena di Dante che si scopre una prostituta, la quale, tra l'altro, ha la vagina completamente depilata nella seconda metà del 1200, assolutamente credibile. Vabbè, comunque, tutte cose che a me fanno molto ridere. Comunque, trombano, insomma, quindi la loro amicizia viene cementificata dalla scoparsi le prostitute insieme, cosa che sicuramente succedeva anche, però voglio dire, non ci interessava saperlo, non era particolarmente rilevante, credo. Però c'è un po' un gusto dell'orrido, ripeto, c'è qualcosa di horror in questo film, che poteva essere carino in altre situazioni, insomma, non nella vita di Dante. Ecco, comunque, vabbè, questi diventano grandi amici, eccetera. Poi si fa praticamente una sorta di saldo, Beatrice muore, insomma, tutta la sofferenza di Dante che va fuori di testa, e allora per questo lo fanno sposare con un'altra. Tutte cazzate perché lui era stato promesso a Gemma Donati praticamente quando aveva 8 anni, però vabbè, anche qui. Ripeto, non c'è nessuna, cioè, evidentemente l'intento non è quello di ricostruire fedelmente la vita di Dante. Comunque, in tutto questo, cioè, stiamo facendo il racconto romanzato, il cazzo che volete, però il racconto della vita del più grande poeta italiano e non si parla di poesia. Cioè, non c'è praticamente nessun racconto, nessuna menzione della storia poetica di Dante, tanto che ho trovato assurdo che venisse inserito il personaggio di Cavalcanti senza che si menzionasse questo aspetto. Cioè, si fa capire che Cavalcanti scriveva poesie e poi basta. Loro litigano apparentemente per una questione politica, nel senso che poi è successo anche quello in parte, nel senso che Dante si scrive alle arti per diventare priore, questo viene vissuto dai nobili di Firenze come una, cioè una sorta di affronto praticamente, perché i nobili praticamente non erano più, non potevano più accedere alle cariche pubbliche solo in quanto nobili, ma dovevano appunto sottostare a questa cosa, per cui nascono poi una serie di guerre intestine, però non è quella la ragione per cui Dante e Cavalcanti litigano, c'è tutta una questione poetica sotto, che è diciamo, il vero tessuto della vita di Dante, cioè, e quindi come cazzo fai a non parlare di poesia parlando di Dante? Cioè, praticamente la poesia compare tutte le volte che c'è Beatrice, allora si sente Dante che recita i vari sonetti e i testi dedicati a lei, e poi all'improvviso si parla della Divina Commedia, perché ovviamente lui vuole parlare di Beatrice che è morta, eccetera, eccetera. Tra l'altro c'è anche una scena dove tipo lui si fa una sega, non mi ricordo. Comunque, vabbè, delle cose boh, che ha molto a pezzi. Un'altra scena dove non riesce a trombare con la moglie ed è così seduto sul letto, mica trema, cioè, raga, ma davvero. Niente, comunque poi c'è tutto il casino con Cavalcanti perché Dante manda in esilio Cavalcanti e quindi tu per me sei morto, insomma, la rottura dell'amicizia, ma anche qua raccontate in maniera, boh, capito, non ci sono, è un po' molto assalti, non, è come se mancasse di pathos anche nei momenti in cui, cioè nei momenti che vengono raccontati in cui quindi questo poteva emergere. Poi si racconta si fa vedere l'inimicizia di Dante nei confronti del Papa, il fatto che il Papa lo trattiene presso di sé e poi dopo quando Dante deve tornare a Firenze gli viene fatto sapere che è stato mandato in esilio, gli è stato confiscato tutto, eccetera, eccetera, che non potrà mai più tornare a Firenze né lui né la sua famiglia e quindi da lì iniziano le sue peregrinazioni in giro per l'Italia. Anche qua viene tutto molto estremizzato, si fa vedere che Dante, cioè, deve scappare continuamente perché lo vogliono ammazzare, questo non è vero. In realtà noi non sappiamo perché Dante non si trattenga mai più di tanto presso i vari principi e signori che lo ospitano. L'ipotesi era che non fosse un ospite molto gradito perché appunto era scomodo per via dei contenuti politici della sua poesia. Un'altra ipotesi era che semplicemente lui non gradisse essere ospite per così tanto tempo perché era un uomo molto orgoglioso. Ci sono varie ragioni, poi si sposta anche perché ha degli incarichi politici per cui e anche degli obiettivi suoi personali per cui ha bisogno di raggiungere certe personalità, quindi vabbè, c'è tutto un discorso molto grosso. Invece, no, poverino, Dante lo volevano ammazzare. Così come poi, quando Dante muore, si fa vedere il Papa Giovanni 22esimo che diceva finalmente è morto quell'eretico, cioè, ma che cazzo, poi Dante non era un eretico, cioè, capito, stupidaggini. Niente, della Divina Commedia praticamente non si dice un cazzo, si dice che parla male dei papi e quindi che Dante era appunto uno con i coglioni, cioè praticamente viene dipinto, non si capisce niente
del contenuto neanche della sua lotta politica, cioè c'è un discorso molto generico a un certo punto, che bambo, cioè insipido, capito, molto superficiale, dove praticamente si dice che lui voleva combattere per il popolo, lui voleva la giustizia per tutti, ma è una roba, cioè, super aleatoria, praticamente aria fritta, imbellettata, però non si capisce un cazzo, mentre invece nel caso di Dante ci sarebbero state tantissime cose da dire, sia per quanto riguarda, ripeto, la sua esperienza poetica, che è davvero intrecciata con la sua vita, ed è una delle cose molto belle della vita di Dante e di Cavalcanti, perché poi appunto andrebbero affrontate assieme, ma bene, non facendoli vedere trombare con le prostitute, mentre trombano con le prostitute. E per quanto riguarda l'esperienza politica che ha segnato profondamente la vita di Dante, insomma, non dico di fare tutte le pippe proprio approfondite su che cazzo era la situazione di Guelfi, Ghibellini, eccetera, però far capire qualcosina in più. Invece no, alla fine non si capisce niente. Poi abbiamo la Boccaccio che incontra finalmente la figlia di Dante, grande commozione, eccetera, eccetera. Boh, cioè, è tutto un grande boh, fa anche molto ridere il film, il problema è che non era quello l'intento, in teoria, quindi non. Però io qui mi rendo conto, e ecco, dovrei alzare le mani, cioè specifico che probabilmente c'è qualcosa nel film, sia a livello di intento che di messaggio, non lo so, che io non ho colto. Mi è sembrato un film. Ah, ma poi no, ragazzi, è una cosa bellissima in questo cazzo di film. Allora, che la parte horror, soprattutto è data al piano di funerali, chiaramente, a livello estetico, alcuni punti sono anche pasoliniani, un po' strani, fighi anche, cioè molto interessanti, però ripeto, molto fuori contesto. Comunque, praticamente, questa è proprio bella. A Beatrice, quando si sposa, viene fatto dono di una bambola da nozze, che io è un'usanza che non, cioè, sinceramente non ho trovato traccia da nessuna parte di questa usanza nuziale al Medioevo, però boh, mettiamo che esistesse. Sta bambola è Chucky, cioè, è uguale, identico, cioè la cazzo di bambola assassina, quindi minchia, poi gliela fanno vedere in questa scena, minchia, super tenebrosa, vabbè. E c'è lei così che non si vuole sposare perché appunto è innamorata di Dante. Comunque, vabbè, poi Beatrice è schiatta, come sappiamo, sta cazzo di bambola cade, insomma, si rompe un occhio. E questa bambola viene poi trovata da Boccaccio, che non sapendo che fosse la bambola di Beatrice, l'acquista per regalarla a sua figlia. Sua figlia però poi non la vuole perché appunto la bambola è rovinata e le fa paura. Cioè, allora, a parte la gratuità assoluta di questa cosa e l'invenzione totale, perché nessuno sa una minchia di bambole di nozze regalate a Beatrice, ma perché? Ma poi fa proprio ridere, perché sarebbe molto figo, perché lui è molto bravo con i colori, con la fotografia, con le musiche, cioè ovviamente è un regista bravissimo, quindi sono delle atmosfere che sarebbero molto, molto coinvolgenti, ma all'interno di questo contesto ti fanno dire. Boh, ma in che senso? Ma perché? Perché c'è la bambola assassina, ragazzi? Non lo so. Quindi ecco, se qualcuno di voi l'ha visto e ne ha tratto delle altre cose, cioè l'ha apprezzato per dei motivi che evidentemente io non posso cogliere, anche per via della mia estrema, come dire, cioè, sono praticamente Dante una religione, per me quindi sono molto invasata, fatemi, cioè, illuminatemi voi, perché non lo so, non l'ho capito. Le recensioni online non servono un cazzo, perché tanto sono sempre panegirici, non entrano mai nel merito, poi figuriamoci, giornalisti italiani che cazzo ne sanno della vita di Dante, cioè non sono in grado chiaramente di commentare, quindi ecco, spero che qualcuno di voi mi sappia dare non lo so, un input, qualcosa che mi faccia riflettere diversamente, perché per ora, boh, mi ha fatto ridere e basta, ecco, non, cioè, specifico che non per forza un film su un poeta deve essere perfetto, cioè documentaristico, che quindi mi fa vedere ogni vita, morte, miracolo nel dettaglio preciso. Va bene anche che sia fantasioso un pochino, però non so come dire, qualcosa la deve trasmettere. Ecco, secondo me questo film, togliendo il fatto che a me può far girare il cazzo, che si inventino cazzate, Beatrice, quello e quell'altro, che non si parli di poesia, che non si affronti bene l'aspetto politico, facciamo che io mi faccia una ragione del fatto che un film non sarà mai accurato come lo voglio io, però qualcosa deve lasciarla, cioè deve dirti qualcosa su questa persona, su questa grandissima persona, cioè ripeto, stiamo parlando di un personaggio enorme che ha cambiato per sempre la storia e la letteratura, quindi deve emergere qualcosa di lui, qualcosa di grosso, cioè no, ti deve restare qualcosa, invece secondo me da questo film non rimane niente, però appunto magari qualcuno di voi ha provato delle sensazioni diverse, quindi fatemi sapere, aiutatemi, perché credo proprio di avere io un limite, ecco, in questi casi non ce la faccio.